Natalino Balasso per Diversamente Azioni Interculturali. La ringraziamo della sua disponibilità e le chiediamo qual è la sua opinione rispetto all'interculturalità. Interculturalità è una parola veramente difficilissima, intanto, per cui il mio approccio è rispettoso e fate bene a fare queste cose, perché ormai è tutto interconnesso, non c'è possibilità più di fare le cose o fare delle scelte per compartimenti stagni, è tutto connesso, siamo tutti connessi e quindi insomma ovviamente io sono entusiasta di questa vostra iniziativa e ci vogliono menti diverse, dobbiamo cominciare a coltivare menti diverse. Diversamente è un bel nome, perché bisogna che capiamo che siamo diversi, smetterla di fare in modo che tutti si omogeneino a un pensiero comune, quindi anche accettare i pensieri diversi dai nostri, dobbiamo imparare a farlo. Bravi giovani. Ti prego, fammi un'altra domanda. Quindi tra convivenza, integrazione, conoscenza, qual è l'aggettivo che per lei descrive meglio l'interculturalità? Ah, allora, questo è un tipo di domanda un po', diciamo, a pure alla Marzullo e quindi eviterò di rispondere. L'integrazione come parola non mi piace, perché significa che un elemento estraneo deve integrarsi in una realtà che viene considerata normale. Invece io non credo molto nei gruppi, credo che le guerre, i conflitti che ci sono sulla terra nascano proprio dai gruppi, se non nati quando nel Neolitico ci siamo divisi in gruppi. Quindi dovremmo smetterla di considerarci appartenenti a gruppi e semplicemente accettare il fatto che la diversità di ognuno non è solo quella visibile, come uno si veste, se uno ha le tette, se uno ha un colore, ma ci sono molte diversità invisibili. E quindi accettare tutto in una omogeneità che non deve essere un pensiero unico, ma una multiformità di pensiero. Ecco perché intanto interculturalità è una parola complicata e quindi inventiamoci una parola più facile. E è bello che ci siano queste cose, però non pensiamo che una persona che è stata in un ambiente diverso da quello in cui ci troviamo debba essere integrata, perché se ragioniamo così finiamo per creare civiltà omogenee e poco multiculturali. Ecco, quindi insomma la raccomandazione che vi diamo è di visitare il sito www.www.www. Ci ho messo mezz'ora solo per dirti 3 V, figurate il resto. Allora, punto diversamente.info. È facile, eh? www.diversamente.info. Vai lì, informati, segui tutto quanto. Andiamo, dai, datevi a fare.